Ciao a tutte e a tutti per questo secondo appuntamento di questo diario di bordo in cui raccontiamo ciò che facciamo per questa campagna elettorale. Il tempo stringe, per questo facciamo un diario di bordo in movimento ed è stata una settimana particolarmente movimentata con numerose iniziative. Domenica scorsa abbiamo fatto un'importante iniziativa di partecipazione per la chiusura del nostro programma elettorale. Casa, lavoro, ambiente, mobilità, lotta alla povertà, questi sono stati i temi principali per chiudere le nostre proposte. Ovviamente io sono di parte e penso che queste proposte potranno veramente cambiare il volto di questa città per gli ultimi. Però ovviamente, come vi ho detto già la scorsa volta, leggetele, scriveteci e commentatele. Una settimana importante, ricca di iniziative, dicevo. Sono stato al Teatro Rossi per il compleanno della Biblioteca Serantini. Una biblioteca che non è tale perché purtroppo l'amministrazione comunale in tutti questi anni non ha mai dato uno spazio alla Biblioteca Serantini. E così, in questa situazione di grande precarietà, versano decine e decine di biblioteche della nostra città. Per noi la cultura è un tema centrale di rilancio di Pisa. Oggi Pisa non ha delle politiche culturali, non ha una programmazione culturale e soprattutto non ha un investimento sul lavoro culturale, un lavoro culturale che deve essere adeguatamente retribuito. Per questo la Biblioteca Serantini oggi necessita di uno spazio. Perché la Biblioteca Serantini è attualità e anche memoria. E la memoria è stato il leitmotiv di questi ultimi giorni. Abbiamo festeggiato insieme in tante e tante il 25 aprile. Nella giornata di ieri, come gruppo consiliare, non abbiamo partecipato alla vergogna del Partito Democratico di svolgere un consiglio comunale in occasione della giornata della Resistenza. Ma è anche una giornata difficile il 25 aprile, perché a Firenze alcune compagne e alcuni compagni sono stati arrestati e per loro, a loro va la nostra solidarietà e il sostegno e la richiesta che vengono immediatamente liberati. Ma il 25 aprile è anche attualità. Nel comune vicino, Cascina, si prepara una rievocazione nazista. Sono stato dal prefetto, gli ho chiesto che questa manifestazione venga impedita, perché non possono essere traditi e cancellati i valori della nostra Costituzione con delle camicie con le SS che girano per le strade del comune a noi vicino. Questo è quello che abbiamo fatto in questa settimana, una settimana lunga. Ora vi saluto perché scappa la riunione di coalizione, perché sono tante ancora le cose da fare e ci vediamo la prossima settimana. Para todos, todo.